Ti sei mai sentito come se ogni interazione con un certo familiare fosse come un campo minato, dove ogni passo sbagliato potrebbe causare esplosioni? Oppure ti sei mai chiesto perché, nonostante il profondo legame di famiglia, alcune conversazioni lasciano dietro di sé un pesante senso di ansia, anziché sentimenti di affetto e sostegno? Se hai risposto sì a queste domande, allora sei nel posto giusto al momento giusto. Oggi affronteremo un tema delicato ma assolutamente fondamentale. Parleremo di come identificare un parente pericoloso. È triste ammetterlo, ma a volte le persone più vicine a noi, quelle da cui aspettiamo incoraggiamento e amore incondizionato, possono diventare le fonti di maggiore stress e disagio, influenzando negativamente il nostro benessere emotivo e psicologico. Ma non ti preoccupare, c'è luce in fondo al tunnel. In questo video non solo scoprirai i segnali di allarme che indicano una relazione familiare tossica, ma ti forniremo anche i consigli pratici per affrontare e gestire efficacemente queste dinamiche complesse. Se ti stai chiedendo come puoi fermare le continue litigate o come esprimere i tuoi bisogni in modo che non scatenino un'altra guerra fredda, preparati ad arrivare fino alla fine di questo video. È arrivato il momento di aprire gli occhi sulle dinamiche familiari che fanno più male che bene e di imparare a proteggere il tuo spazio personale e la tua pace interiore. Prima di iniziare, assicurati di iscriverti al canale Dose Mentale per non perdere i prossimi video sulla crescita personale e spirituale e all'Accademia di Crescita Personale che trovi in descrizione per iniziare oggi stesso il tuo percorso verso il benessere e la pace interiore. E ora, cominciamo. Iniziamo con i segnali di allarme. Un parente pericoloso non è sempre facile da identificare, ma esistono 5 principali comportamenti chiave da tenere d'occhio. 1. Intrusione costante nelle tue decisioni personali. Un parente pericoloso potrebbe cercare di controllare o influenzare ogni tua decisione, dalle piccole scelte quotidiane a quelle più significative riguardanti la tua carriera, relazioni o progetti futuri. Questo comportamento va ben oltre il semplice dare un consiglio quando richiesto, trasformandosi in un'ossessione per dirigere ogni aspetto della tua vita. 2. Sminuire i tuoi successi e magnificare i tuoi fallimenti. Questo parente non perde occasione per sminuire i tuoi successi, facendoli sembrare meno importanti o attribuendoli a fattori esterni come la fortuna. Al contrario, ogni volta che incontri un ostacolo o un fallimento, lo magnifica, usando queste situazioni per evidenziare le tue insicurezze o i tuoi punti deboli. 3. Creare divisioni in famiglia. Un parente pericoloso può cercare di isolarti dagli altri membri della famiglia, diffondendo pettegolezzi, mezze verità o menzogne su di te o su di loro. Questo comportamento ha lo scopo di rompere legami e fiducia, rendendoti più vulnerabile. 4. Rifiuto di rispettare i tuoi confini personali. Nonostante tu abbia chiaramente espresso i tuoi limiti e le tue esigenze, questo parente insiste nel violarli. Che si tratti di presentarsi a casa tua senza preavviso, di frugare in mezzo alle tue cose personali o di insistere in conversazioni su argomenti che hai dichiarato fuori limite, il suo comportamento dimostra una mancanza di rispetto per la tua autonomia e privacy. 5. Manipolazione affettiva per ottenere ciò che vuole. Utilizza le emozioni come arma, facendoti sentire in colpa per le scelte che non lo favoriscono o minacciando di negarti il suo affetto se non segui i suoi desideri. Questo può andare dall'indurre sensi di colpa per non aver passato abbastanza tempo con lui o lei, fino a ricattarti emotivamente per farti aderire alle sue richieste. Quando riconosci questi comportamenti, il passo successivo è fermare il ciclo di litigate e tensioni. Ma come? Ecco alcuni consigli. Consiglio 1. Comunicazione assertiva. Impara a esprimere i tuoi sentimenti e i tuoi bisogni in modo chiaro e diretto, senza attaccare. La comunicazione assertiva è una strategia vitale per gestire le relazioni con parenti che possono essere considerati pericolosi o tossici. Quando si tratta di comunicare in modo assertivo, l'obiettivo è esprimere i propri pensieri, sentimenti e bisogni in maniera diretta ed onesta, senza essere aggressivi o passivi. Ecco come puoi applicare la comunicazione assertiva in situazioni difficili con un parente pericoloso.
Prima di iniziare una conversazione, prenditi un momento per chiarire a te stesso cosa stai provando e quali sono i tuoi bisogni specifici in quella situazione. Questo ti aiuterà a comunicare in modo più preciso e focalizzato. Invece di iniziare le frasi con «tu», che può mettere l'altra persona sulla difensiva, inizia le tue affermazioni con «io». Ad esempio, «io mi sento trascurato quando le mie telefonate non ricevono risposta», invece di «tu non rispondi mai alle mie chiamate». Questo aiuta a esprimere la tua prospettiva senza attribuire direttamente la colpa all'altra persona. Dopo aver condiviso i tuoi sentimenti, è importante esprimere chiaramente ciò di cui hai bisogno o vuoi dalla relazione. Ad esempio, «mi piacerebbe che trovassimo un modo per comunicare più regolarmente e con più calma». L'assertività non riguarda solo l'esprimere i propri bisogni, ma anche l'ascolto attivo di quelli degli altri. Mostra di ascoltare attivamente il tuo parente, cercando di comprendere la sua prospettiva senza interrompere o giudicare. La comunicazione assertiva può richiedere pratica, soprattutto se sei abituato a dinamiche di comunicazione meno dirette. Considera la possibilità di esercitarti su cosa dire in anticipo o anche di scrivere i punti chiave che vuoi comunicare. Ricorda, l'obiettivo della comunicazione assertiva non è vincere una discussione, ma esprimere i tuoi pensieri e sentimenti in modo rispettoso, promuovendo una comprensione reciproca e, idealmente, migliorando la relazione. Consiglio 2. Stabilire limiti chiari. È fondamentale definire cosa è accettabile e cosa non lo è nelle tue interazioni. Stabilire limiti chiari è essenziale per mantenere una relazione sana, soprattutto quando si ha a che fare con un parente che si dimostra pericoloso o tossico per il tuo benessere. I limiti ti aiutano a proteggere te stesso dal comportamento dannoso degli altri e a comunicare le tue esigenze in modo rispettoso ma fermo. Ecco come puoi fare per stabilire limiti efficaci. Innanzitutto, se necessario, stabilisci confini definiti su cosa è accettabile e cosa no per te. Per esempio, non posso accettare che si alzi la voce contro di me durante le nostre discussioni. Se succede di nuovo, dovrò interrompere la conversazione. Durante la conversazione, cerca di mantenere la calma e di essere coerente con i tuoi messaggi. Se ti senti sopraffatto dall'emozione, potrebbe essere utile fare una pausa e riprendere la discussione in un altro momento. Una volta stabiliti, è cruciale che tu mantenga fermi i tuoi limiti. Se cedi, anche solo una volta, potresti inviare il messaggio che i tuoi limiti non sono da prendere sul serio. Mentre mantieni fermi i tuoi limiti, sii anche aperto a rivalutarli se la situazione cambia o se scopri che alcuni di essi possono essere adattati senza compromettere il tuo benessere. Stabilire e mantenere limiti richiede coraggio e pratica, soprattutto se non sei abituato a farlo. Tuttavia, ricorda che farlo è un atto di autorispetto e cura, non solo per te stesso, ma anche per la salute della relazione. In alcuni casi, potrebbe anche aiutare il parente pericoloso a comprendere meglio le conseguenze del proprio comportamento e a lavorare verso un cambiamento positivo. Consiglio 3. Di semplicemente queste frasi. Se ti trovi in una situazione difficile con un parente pericoloso, ecco alcune frasi che possono aiutarti a gestire la situazione. Sento che questa conversazione sta diventando negativa. Posso suggerire di riparlarne quando entrambi ci sentiremo più calmi? O, mi dispiace, ma non mi sento a mio agio a parlare di questo. Possiamo cambiare argomento? O, ancora, credo che sia importante per entrambi ascoltarci a vicenda per capirci meglio. Cosa ne pensi? Riconoscere un parente pericoloso nella tua vita non è mai facile, ma è un passo importante per proteggere il tuo benessere emotivo e psicologico. Ricorda, stabilire limiti sani e comunicare in modo assertivo sono le chiavi per mantenere relazioni familiari positive e di supporto. E non dimenticare, hai sempre il diritto di cercare aiuto esterno e di allontanarti da situazioni che ti fanno sentire non amato o rispettato. Se questo video ti ha ispirato, condividilo con chi ne trarrà beneficio. Lasciaci il tuo prezioso mi piace e iscriviti al canale Dose Mentale e al canale Telegram. Inoltre, ti ricordiamo di accedere all'Accademia di Crescita Personale che trovi in descrizione, per iniziare da oggi il tuo cambiamento verso una vita più calma e consapevole.
Grazie per aver visto. Ricorda che non sei solo in questo viaggio. Ci vediamo nel prossimo video.